Sono una signora di 80 anni e negli anni 60 andavo diverse volte alle Ville Sbertoli a far visita perché gli era stato ricoverato la suocera della mia sorella. Io ho visto cose triste, perché erano quelle camere lunghe, tetre, con un letto di ferro e un comodino, e impiantiti sporchi, e persone che chi era a sedere in terra, chi era appoggiato alle sbarre. E a me, quando tornavo, mi dava tanta tristezza. La struttura si partiva dal primo padiglione dove facevano l'encefalogramma, tutte queste ricerche, e ci andava anche persone che non erano ricoverate, anche persone della provincia, e quella era la prima fase. Poi c'era la Villa Zalla, che c'era quelli che gli curavano per un periodo più breve, che avevano perso il capo o da un dispiacere o da altre cose, e gli mettevano a Villa Zalla. E io andai a trovare una che era parente di mio marito. Lì un po' meglio ci stavano, prima di passare il cancello nero. Quando poi si passa il cancello nero, proprio era una tristezza vedere le cose lì. Era il manicomio di questo. Letti erano proprio scarni, con lenzuoli pieni di piscio, orina in terra, degli uomini, tutto, insomma, un lager, proprio un lager. Thank you.
ragazzi a letti, ragazzi a letti, sì, e chi urlava, chi piangeva, chi rideva, chi ci correva dietro. Io solo insomma ho voluto andare perché ci arrivano anche dietro, ma no uomini, ci arriva dietro anche le donne. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. E io avevo quasi paura. Parrucchiere non c'erano e a pelli ti allungavano. Per la valle anche un po' le lavavano. Allora per la valle con i peli lunghi non potevano. Pigliavano le forbici e gli tagliavano proprio, ma non tagliai bene come si poteva tagliare a un uomo. No, tagliati proprio forbiciati. Proprio, ma se hanno visto a volte nei documentari come quelle deportate. Ecco, quella non era. Come le deportate. Faceva la cura del sonno, gli davano dei farmaci e la fece a dormire per 20 giorni a diritto. Saranno state le cure adeguate allora. E di morto elettroshock al cervello gli faceva. Il regime gli era quello e quando gli arrivavano o gli davano medicinali per farle dormire o le legavano al letto e gli diamo un po' da mangiare, quello è un si sa che. Thank you.
la notte dell'ultimo dell'anno, lei le prese il martello e ruppe tutta la televisione, la lavastoviglie, la lavatrice, quello che ci poteva essere con il martello. Poi le prese le forbici e tagliò tutto il che aveva in casa, tutta la biancheria, tutti i suoi vestiti, ma lei ne aveva tanta di roba. E io gli dissi: Primarda, ma perché ti ha fatto queste cose? E lei mi disse: io, me l'ha detto quell'uomo stanotte quell'uomo mi ha detto, spezza tutto e taglia tutto. Io ho fatto come mi ha detto, perché lei aveva una visione di uno che gliel'aveva detto. E allora le fu messa in una casa di roba.